Devo aspettare un'email prima di poter consegnare la tesi. È logorante, è logorante. Sicuramente se arrivavo mercoledì sera ad avere la tesi finita con tutti i documenti, questo non sarebbe successo. C'è Anais che ha più o meno 20 minuti per consegnare la sua tesi, quindi stiamo aspettando che ci diano la conferma. Non so, adesso gli provo a scrivergli un'altra email solo a lui, perché a quanto pare... Che sia di lezione a tutti i futuri studenti, non fate come Anais. Hashtag non fate come Anais. Finiscila almeno 2 giorni prima. Dovrò consegnarla senza la sua... Vabbè, la consegno lo stesso. Tu hai tempo di consegnare la tesi dalle 10 alle 12. Ok, e la scadenza è il 20, 12. Quindi oggi. Oggi. Scusate. Buongiorno. Si può arrivare alle 11 e mezza dell'ultimo giorno. Lo so, no, no. Sì, sì, sì. Allora, questa qua è la tua ricevuta. Grazie mille. Hai consegnato e... Grazie mille. Io sono felicissima di essere qua. Dopo aver consegnato la tesi, l'unica cosa che avevo bisogno era di sfogarmi e non pensare. Facciamo un po' di riscaldamento. Provo per la prima volta la passione di questa mia amica. Ok. Sali con i piedi, poi sali con le mani. Sì, devo capire dov'è il viola. Il viola ce l'hai qua, al terzo ginocchio. Ok. Sei e il viola del sinistro ce l'ho qua. Ma Anais no, è stata brava a insegnarmi la pratica, diciamo. Ok, magari non te lo consiglio. Oppure ti allarghi. Devi fare robe del genere. Ovviamente più elastica e più lanciata di me. Se porto Leonardo in open air a scalare, secondo me mi uccide. Non riesco né a scendere e né a salire. Né a scendere e né a salire. Allora, direi che ho consegnato la laurea. Sono andata ad arrampicare, ho visto Leo arrampicare, approcciarsi all'arrampicata. Adesso manca solo mandare il report all'Elisa e poi siamo tutti felici.